Ciao, salve a tutti. Oggi volevo farvi vedere ancora quella tecnica a 60 secondi che ho spiegato nei video precedenti con l'RSI a 7 periodi nelle zone di ipercomprato e ipervenduto. Bisogna investire in quelle zone. Allora, vi sto facendo vedere la dimostrazione di questa tecnica. Ho appena investito 5 euro a rialzo perché ci troviamo in una zona di ipercomprato. Vedete qui, circa le 10 e mezza di stamattina, 27 novembre, si è verificato pure un uptrend. Vedete, quella rossa è la zona di ipervenduto e quella giallina è la zona di ipercomprato. Bisogna investire con questa tecnica appena ci si trova in queste due zone. Io ho messo i livelli a 40-60 invece di 70-30 per poter anticipare i tempi. E quindi la tecnica è buonissima perché la sto provando ed è adatta anche ai principianti perché è molto più controllata. Quindi si può investire poco alla volta quando si verificano queste situazioni e si riesce comunque a guadagnare. Vedete quante candele ribassista in questo punto? Quindi la DX è sempre a 14,9 e il time frame è di un minuto. Ho messo due medie mobili, una a 20 e una a 3 periodi. Quella a 3 segue la direzione delle candele. Allora, io mi trovo sulla piattaforma Option Web e voglio fare degli investimenti perché qui ci sono investimenti minimi da 5 euro. Quindi consiglio a tutti i principianti o a chi voglia iniziare a usare questa tecnica di iniziare con pochi soldi. Allora, vediamo quell'investimento che ho fatto prima. Allora, di 5 euro è andato benissimo, quindi è andato a rialzo, quindi un guadagno di 3,50 euro. Vediamo adesso di aprire altre posizioni. Come vedete, il trend è a rialzo per il momento e io comunque investirò a rialzo. Parto sempre da 5 euro, poi naturalmente se avete più capitale sulla piattaforma o siete sicuri di quello che state facendo, potete investire di più. Allora, ho investito 10 euro, sempre per il rialzo, due investimenti da 5 euro. Perché non ho fatto un investimento da 10 direttamente? Perché facendone due da 5, se ne perdo uno, devo solo recuperare 5 euro. Invece, se perdo 10 euro, devo recuperare di più. Adesso ho fatto un altro investimento da 5. Quindi ho già fatto quattro investimenti da 5 euro. Vediamo come vanno. Vedete il rialzo? Ve ne accorgete subitissimo. Questa tecnica è veramente facile. Allora, il primo è andato bene, il secondo pure. Il terzo investimento è andato pure bene, quindi già ho fatto quattro investimenti da 5 euro. Ora aspetterei per vedere, facciamo un altro sempre a rialzo. Io mi metto sempre in questa posizione. Ne ho fatti altri due da 5 euro.
Vediamo come vanno questi investimenti. Allora, 10 euro li ho perse, adesso faccio altri investimenti per recuperare quelle 10 euro. Per recuperare 10 euro mi basterebbero 3 investimenti da 5. Ok, io ne ho fatti, ho fatto 3 investimenti da 5. E vediamo come va il recupero. Il primo è andato. Il secondo pari. E il terzo anche pari. Vediamo, sembra che voglia rialzarsi, io investo altri 5 euro. C'è una candela ribassista, vediamo come va. Io l'ho presa a 61, adesso si trova a 59. Vediamo se riesce a salire. Vedete, sta salendo la candela, però l'investimento è andato perso. Io investirei per il rialzo. Comunque, perché la tendenza è ancora quella, appena l'RSI supera i 60. Ecco fatto. Vediamo, io vorrei investire anche di più adesso che trovo un'occasione. Se prendo questa posizione ho recuperato quei 10 euro persi. E poi vediamo se riesco a fare un investimento più grande. Così faccio vedere sia ai principianti e sia a chi è già capace.
o in veste da tanto tempo. Ecco, allora questo l'ho preso. Vediamo un po', si sta riabbassando, vediamo che vuole fare. Come vi ho detto, la tendenza è sempre rialzista, mettere i 100 euro. Vediamo, adesso cercherò di prendere il punto più basso per un investimento a rialzo. Io andrei per il rialzo. Vedete, anche l'RSI si sta rialzando. Mancano 10 secondi. Ecco, allora, preso questo investimento, io mi fermerei qui. Circa una novantina di euro di guadagno. Per chi volesse aiuto, vi volevo ricordare il mio sito www.opzionibinarie60secondi.it, dove qui ci sono parecchie strategie che potete applicare, ci sono le tecniche per principianti, le tecniche veloci, oppure come iniziare con le opzioni binarie, ci sono vari articoli e ci sono i grafici di Flixo Chart che voi potete utilizzare per le varie tecniche. Inoltre qua ci sono le piattaforme che io utilizzo che sono buone, mi hanno restituito sempre il denaro, non mi hanno fatto mai problemi. Questa è la piattaforma di Option Web. Se volete andare a vedere anche altre tecniche, se vi iscrivete a questa piattaforma, potrete avere un conto demo. Se vi iscrivete dal mio link, potrete avere un conto demo anche con un minimo deposito di 200 euro, che è il doppio, del vostro deposito. E inoltre potete partecipare alle promozioni mensili che fanno, su questa piattaforma. Quindi questa piattaforma è adatta per principianti, dove ci sono molti time frame, per poter investire, e io in questi video vi faccio vedere anche altre tecniche per poter investire con questa piattaforma. Fra un po' aggiornerò e metterò pure quest'altra tecnica nuova, che ho usato per investire. Allora, qui invece ci sono i grafici di FlixoChart, e inoltre ci sono grafici multipli e grafici già settati per altre tecniche. Qui ci sono gli articoli, vari, ci sono vari articoli che voi potete scaricare in formato PDF, e qui ci sono i miei ebook.
Per chi volesse iniziare, c'è il primo ebook Investire in opzioni binarie pubblicato dalla Bruno Editore. Io ne ho fatto anche una seconda edizione che è più ampia, è formata da 7 capitoli e 160 pagine ed è un ebook che vi spiega tutto dalla A alla Z, cosa sono le opzioni binarie. E vi facilita il vostro compito nel poter approcciare con questo nuovo tipo di investimento, perché ci sono delle strategie da adottare, il comportamento che deve adottare il trader e anche una spiegazione dettagliata sull'analisi tecnica e tutto quello che bisogna sapere. Questo libro è pubblicato da Lulu in formato PDF ed è e da You Can Print e su tutte le librerie online ancora in formato solo EPUB. Fra un po' uscirà anche in PDF e Mubi. Poi c'è il mio terzo libro, Piano d'azione per le opzioni binarie, è un ebook dedicato alle tecniche per chi volesse avere a disposizione molte più tecniche, e c'è come costruire un piano di trading per raggiungere i propri obiettivi nelle opzioni binarie. Quindi questo ebook è adatto a chi vuole delle tecniche. Qui ci sono tecniche che io non ho spiegato su YouTube, mentre le grandi teorie per investire nelle opzioni binarie è un ebook anch'esso di 145 pagine che spiega la teoria di Down, di Fibonacci e di Elliott e come poterla applicare nelle opzioni binarie. Poi c'è Soluzioni pratiche per le opzioni binarie, un ebook pieno zeppo di tecniche che vanno dai 60 secondi a un'ora. E quindi, se non avete ancora trovato la vostra tecnica per poter investire, sicuramente in questo ebook troverete una delle migliori. Poi c'è anche una sessione dedicata ai gap, che cosa sono i gap e come si utilizzano, mentre nel quarto ebook c'è una sessione dedicata alle correlazioni, co che cosa sono e come si investe. Poi c'è il mio ultimo ebook, Fibonacci nelle opzioni binarie. Questo ebook è dedicato sì a Fibonacci, però parla di tante cose, come per esempio le trend line, i supporti e le resistenze che sono spiegate in maniera dettagliata, i ritracciamenti, le falline, il calcolo dei target price, è tutto spiegato in maniera dettagliata. Inoltre ci sono tre tecniche che io ho creato per poter investire sia con Fibonacci e sia con le trend line e la tecnica a ventaglio. E in questo ebook troverete il link per poter scaricare quattro video che io ho fatto e che spiegano come settare i grafici e come investire con queste tecniche. Spero di esservi stata d'aiuto anche oggi con questa tecnica. Vi ripeto, questa è una tecnica proprio buona e a me sta piacendo molto, perché non è una tecnica, è una tecnica che possono utilizzare anche i principianti, perché è molto moderata, cioè voi se la rispettate dovete investire solo nei punti di ipercomprato e ipervenduto dell'RSI e non sempre si verificano questi punti, quindi alla fine è molto più controllata sia della tecnica a cascata e sia della tecnica dei supporti e delle resistenze, quindi è adatta a tutti e io la consiglio. Grazie per la vostra attenzione, ci vediamo al più presto con un nuovo video. Ciao.